Amici appassionati di calcio e del circuito EIFA Calcio Elite, buonasera dal centro sportivo Romulia, buonasera ad Alessandro Fiori. Buonasera Luciano, buonasera a tutti. Allora, Sobat e Montagnola di fronte in questa prima giornata del gruppo B di Coppa MIV, siamo ancora ai preliminari, la terna di gara sta ultimando le operazioni di riconoscimento, tra circa 5 minuti il calcio d'inizio, dunque restate collegati, tra poco la partita tra Sobat e Montagnola. Linea alla regia. Dai, poi ci sentiamo. Ciao. Condividere di morte. Andiamo così, Ale. Nuovamente collegati con il centro sportivo Romulia, ha avuto inizio dunque la partita tra Sobat e Montagnola. Sobat in maglia rossa, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi, che attacca da destra verso sinistra. Rispetto al nostro punto di osservazione avete visto adesso un contatto fortuito ma abbastanza violento tra due giocatori in campo, praticamente il numero 22 della Montagnola, segnatamente Ferretti, è scivolato sopra al pallone ed è rovinato praticamente addosso al numero 10 avversario, soltanto una contusione all'anca per lui, nulla di preoccupante naturalmente, ha già ripreso la propria posizione sul terreno di gioco e assisteremo ad un calcio di punizione in favore del Sobat. Fischia l'arbitro Dattoli, tra poco vi daremo conto degli schieramenti delle squadre, anche se il Sobat ha avuto dei problemi dell'ultimo momento con la stampa delle distinte di gara, dunque non abbiamo per esteso i nominativi dei giocatori del Sobat. Chiaramente cercheremo di essere più precisi nel corso della nostra telecronaca. Alessandro Fiori accanto a me come di consueto. Alessandro, si torna a giocare in questo prestigioso centro sportivo della Romulia, nella centralissima zona di San Giovanni a Roma, che effetto ti fa? Tu hai giocato spesso in questo campo, è molto grande, molto bello peraltro. Beh, intanto di nuovo buonasera a tutti, sì, è un po' che non ci giochiamo più in questo campo, sicuramente come postazione è una delle migliori in assoluto, anche se anche pure ieri alla Borghesiana non era male. Attenzione a questa iniziativa della Montagnola, c'è l'uscita del portiere del Sobat, Ba, che blocca il pallone, lo ha già indirizzato sul settore di sinistra. Adesso vediamo che il Sobat prova ad imbastire un'azione di contrattacco, dunque primo squillo da parte della Montagnola, c'è stato l'intervento del portiere del Sobat che ha sventato la minaccia. Sobat che insiste adesso sull'estremo settore di destra, cerca lo spazio per il cross
Rojas, il giocatore esterno della squadra allenata da Roberto Centamore, che adesso deve ripartire dalla propria terza linea. Vediamo il pallone gestito dai centrali difensivi del Sobat, c'è un controllo difettoso, palla che esce in fallo laterale proprio sotto la nostra postazione. Quando sono trascorsi i primi 3 minuti di gioco in questa partita valevole per la prima giornata del gruppo B di Coppa MIV, naturalmente punteggio bloccato sullo 0-0 tra Sobat e Montagnola. Retropassaggio adesso all'indirizzo del portiere Daniele Bastesin, fratello del presidentissimo della Montagnola. Alessandro Fiori ride perché citiamo spesso Emiliano Bastesin, che è uno diciamo dei pilastri del circuito, visto che è all'interno del torneo addirittura dalla seconda edizione e quindi da ben 11 stagioni. Alessandro, descrivici un po' Emiliano Bastesin, che vive sempre le partite con grande passione, grande trepidazione. Beh, è difficile descrivere una persona che vive veramente 24 ore su 24 la propria squadra e ricorre spesso anche a medicinali per calmarsi un po'. addirittura ci dai questa chicca adesso, Alessandro Fiori. Naturalmente si trattava di una battuta, ma insomma Emiliano Bastesin è un personaggio davvero tutto da vivere, tutto da apprezzare. Palla che adesso viene catturata nel cerchio di centrocampo dei giocatori del Sobat, viene smistato a destra il gioco, deve impegnarsi il numero 4 Garnica per tenere il pallone in campo, poi c'è un cross leggermente arretrato, arriva per la battuta il numero 13, prova a sfondare, si chiude in qualche modo la retroguardia della Montagnola, che ci è sembrata in affanno in questa circostanza. Guidi avanza palla al piede, viene affrontato in tackle scivolato proprio in prossimità della linea mediana del campo, finisce giù, c'è fallo, arriva il fischio dell'arbitro Dattoli che assegna il calcio di punizione alla Montagnola. Quando abbiamo raggiunto il 6° minuto nel corso del primo tempo, il parziale è sempre di 0-0 qui al Campo Roma, centro sportivo della Romulea. Gioco che è ripreso, tocco corto, un retropassaggio e adesso vediamo Bianchi per la Montagnola avanzare al piccolo passo, la battuta lunga in diagonale, accenna l'uscita della portiere Ba, non controlla Guidi, poi a tu per tu con il portiere, il numero 7 Gaggini, frenato nel suo incedere dalla tempestiva uscita del portiere Ba, che con molto coraggio e ottima scelta di tempo è andato a togliere il pallone dalla disponibilità dell'attaccante avversario. Allora, come anticipato, andiamo a leggere la formazione della Montagnola, che si schiera con Daniele Bastesin tra i pali, Ruggeri, Bianchi, Ciolli e Ferretti in difesa, Leonardo Paolantoni, Valerio Carmosini e Lattanzio, Mattia Lattanzio a centrocampo, Pomarico, Guidi e Rossi in attacco, dunque non Gaggini ma Rossi. Avevamo confuso insomma l'identità del giocatore attaccante esterno di sinistra della Montagnola. Rimessa in gioco adesso da parte del Sobat, azione che si sviluppa sulla corsia di destra, un suggerimento intercettato e allora un retropassaggio per il numero 14 della Montagnola, che adesso può disimpegnare. E comunque ci sembra in queste battute iniziali una partita equilibrata, Alessandro Fiori. La Montagnola sicuramente si è resa incisiva, si è resa intraprendente con quella sortita offensiva neutralizzata dal portiere. Adesso attenzione a questo, il numero 21 Pomarico, che è entrato in area di rigore da sinistra, ha calciato in diagonale, nulla da fare per il portiere. Cambia il risultato, Sobat 0 Montagnola 1 all'ottavo, Pomarico.
Alessandro Fiori, un gol di pregevole fattura, no? Sì, è stata sicuramente una grandissima azione del giocatore della Montagnola e un po' ha lasciato un po' desiderare la difesa del Sobat, perché si sono fatti trovare un po' impreparati. E dunque tutto da rifare adesso per la squadra guidata da Roberto Centamore. Non aveva demeritato in questo avvio il Sobat, sembrava insomma aver approcciato alla gara anche con un discreto piglio. In questo frangente invece, come sottolineava Alessandro Fiori, si è fatta trovare forse un po' scoperta, ha concesso l'uno contro uno a Pomarico, che poi ha concluso in diagonale. Il portiere Ba ha forse anche toccato il pallone, ma non è riuscito ad impedire che lo stesso varcasse la linea di porta. Un tiro comunque ben indirizzato, quello di Pomarico, che all'ottavo minuto ha spezzato dunque l'equilibrio. Al centro sportivo Romulea 1-0 per la Montagnola, che adesso deve difendersi dall'attacco del Sobat. Rimessa laterale, cerca un compagno libero il numero 3 della formazione in maglia rossa, prova a destreggiarsi fra un paio di avversari che gli toccano il pallone in fallo laterale, rimessa con le mani da posizione pressoché analoga a quella precedente, mentre l'arbitro Dattoli, sempre molto vicino all'azione, questo è uno degli arbitri più preparati anche a livello atletico in questo circuito. Alessandro Fiori, tu lo hai visto spesso all'opera e insomma sicuramente confermerai questa nostra impressione. Sì, assolutamente, al momento insomma sta arbitrando bene, poi anche nelle partite passate è sempre stato ottimo, insomma, fino a questo momento è stato peraltro uno degli arbitri designati per le partite di cartello nelle stagioni passate, quindi una assoluta garanzia. Rimessa laterale ora per la Montagnola all'altezza della propria tre quarti. Leonardo Paolo Antoni, il figlio del tecnico della Montagnola, si chiude la retroguardia del Sobat con Zulli, che ha servito il portiere Ba, il quale esce abbondantemente oltre il limite della propria area di rigore, ha provato addirittura ad innescare i compagni del reparto avanzato, c'era soltanto un giocatore della Montagnola a presidiare la zona, lo ha fatto efficacemente. Adesso non si intende Ferretti con Pomarico, pallone troppo lungo per il numero 21 della Montagnola e rimessa laterale in favore del Sobat, prontamente eseguita. Siamo in zona difensiva. Garnica, l'argentino, maglia numero 9 del Sobat, lui che è un centromediano metodista, come si diceva un tempo, Alessandro Fiori. Adesso si usano altri termini, no? Playmaker importato dal basket o regista, insomma. Oppure basso, cioè, centrocampista basso, alto, insomma, laterale. Esatto, vertice basso nel rombo, ormai insomma la terminologia è cambiata, ma i concetti poi nel calcio restano fondamentalmente sempre gli stessi. Vediamo ancora Leonardo Paolo Antoni, alza lo sguardo, elude il tentativo di intervento di un avversario. Poi la Montagnola che oltrepassa la linea centrale del campo con il numero 19 Valerio Carmosini, attaccato fallosamente, ragion per cui l'arbitro Dattoli, che come vedi Alessandro è sempre vicinissimo all'azione, comanda il calcio di punizione in favore della squadra in maglia bianca. Montagnola che indossa la sua divisa da trasferta, maglia bianca con banda orizzontale blu e rossa, pantaloncini blu, calzettoni blu, la maglia tradizionale della Montagnola ricalca per sommi capi quella del Barcellona. Alessandro Fiori, attenzione a questo cross dall'esterno settore di sinistra per non rischiare, i difensori del Sobat spediscono in calcio d'angolo, dunque corner dalla bandierina bassa, quella alla sinistra dell'estremo difensore del Sobat Ba, grappolo di uomini all'interno dell'area di rigore, in effetti però sono soltanto 4 quelli della Montagnola. Adesso va a portarsi in avanti anche Paolo Antoni, il cross non è un granché, alla caccia del pallone
Adesso Paolo Antoni, retropassaggio per Bianchi. Bianchi per Ferretti, tra due avversari, affrontato da Garnica. Serve Pomarico, pescato in posizione irregolare di fuorigioco. Si alza la bandierina del secondo assistente, dunque nulla di fatto. Può ripartire il Sobat. Il Sobat che ha ripreso gli allenamenti solo il 7 settembre, dunque una settimana appena di lavoro per i ragazzi di Roberto Centamore, che non possono chiaramente essere al top della condizione. Ma lo abbiamo detto anche nella telecronaca di ieri, la Coppa MIV deve servire almeno in questa fase a gironi come rodaggio, no? Per quella che sarà poi la stagione vera e propria. E vediamo adesso ancora una volta Pomarico in area di rigore, destro e palla sul fondo, ha controllato, ha postato proprio al limite dell'area di rigore. Ci aspettavamo la segnalazione del fuorigioco, Alessandro Fiori, l'arbitro invece ha fatto proseguire perché il suo assistente non ha indicato, non ha alzato la bandierina. Sembrava tutto regolare, tranne il tiro che poi insomma ha fatto l'aggancio benissimo e poi ha sbagliato proprio il tiro. Ha colpito malamente di esterno destro, mandando il pallone abbondantemente fuori. Adesso un errore nel controllo da parte di un giocatore del Sobat, ne approfitta Guidi. La Montagnola prova ad incunearsi in area di rigore, il tocco per Ferretti, attenzione ancora alla difesa del Sobat che balla, sbanda paurosamente. Buon per i ragazzi in maglia rossa che venga pescato in offside il giocatore con la maglia numero 3, vale a dire Rossi, dunque nulla di fatto. Riparte il Sobat, cerca un'idea adesso proprio sotto la nostra postazione, vediamo il numero 10 convergere, gode di ampia libertà, addirittura ha attraversato tutto il campo orizzontalmente, va lui stesso a chiudere il triangolo, si è portato addirittura dalla parte opposta del rettangolo di gioco. Soltanto adesso la Montagnola riesce a spezzare questa trama offensiva del Sobat. Alessandro Fiori, ci sembra che la Montagnola giochi bene al calcio, però non sia proprio esemplare, impeccabile nella copertura degli spazi. E vediamo adesso sfondare il Sobat a sinistra, determinante per la Montagnola la chiusura di Bianchi in calcio d'angolo. Beh no, anche la Montagnola comunque è un po' in ritardo di preparazione, quindi hanno messo giocatori nuovi anche oggi. Siamo tutti in rodaggio adesso. Bisogna sempre considerare però le dimensioni del campo, perché questa sembra davvero la pista di un aeroporto. Sì, soprattutto l'altro ieri. Soprattutto pensando al campo dell'Oratorio San Paolo, quello che è stato teatro della sfida tra Real Miami e Maccabi. Palla allontanata da Guidi, che è andato a dare manforte ai compagni della difesa, lui che è un attaccante vecchio stampo, però insomma va sempre a rendersi utile in occasione dei calci piazzati a sfavore nella propria area di rigore. Sì, sì, beh, come fanno... Come dovrebbero fare tutti gli attaccanti. Esatto, come lo fanno tutti gli attaccanti, quelli soprattutto alti. Eh sì, Guidi è alto almeno 190 centimetri, se non di più, dunque chi meglio di lui può aiutare i compagni della difesa nel traffico aereo. Rimessa laterale già effettuata dalla Montagnola, colpo di tacco proprio di Guidi, a vuoto adesso il centrale difensivo del Sobat, ma la Montagnola non approfitta, e qui un errore che ha del clamoroso, perché erano 3 contro 2, un passaggio incomprensibile quello di Paolo Antoni. Sì, ha ritardato un po' il passaggio perché aveva il compagno fuori gioco, quindi poi quando gli ha dato la palla ormai era troppo tardi, era andato dall'altra parte del giocatore della Montagnola. Vediamo adesso la Montagnola impostare ancora con i propri centrocampisti centrali, Montagnola che si schiera con un 4-3-3, anche se molto spesso si scambiano la posizione i tre di centrocampo. Adesso c'è
Valerio Carmosini che sta operando quasi da playmaker. Attenzione a questa uscita avventata del portiere Bacchi, che ha abbandonato la porta in maniera abbastanza scriteriata. C'era un difensore nelle vicinanze dell'attaccante avversario, dunque è andato a prendersi un grossissimo rischio, e fortunatamente per il Sobat il tiro non è finito nello specchio della porta. Eh sì, ennesima disavventura difensiva del Sobat, che sta soffrendo molto dietro. Comunque nella fase difensiva non è soltanto i difensori e il portiere, è proprio tutta la squadra che non fa filtro. Eh sì, dopo un buon inizio il Sobat ha perso un po' le distanze. Fa proseguire l'assistente, l'uscita stavolta ottima del portiere Ba, che va a spazzare il pallone in fallo laterale. Forse poteva fare meglio qui Pomarico, l'autore del punto che sta consentendo alla Montagnola di essere in vantaggio qui al campo Roma. Pomarico che ha avuto anche un gesto di stizza nei confronti del portiere, non sappiamo bene cosa sia accaduto tra i due, forse qualche parola di troppo, forse un leggero contatto nel momento in cui il portiere è giunto sul pallone. Sì, penso forse si sono toccati, si sono detti qualcosa. Ancora Montagnola, gira su se stesso Lattanzio, serve Carmosini. Carmosini arresta la propria corsa, è indeciso sul da farsi, poi sventaglia bene a sinistra. Non un granché questo controllo di Rossi, che è costretto a retrocedere, evita il fallo laterale ma consegna di fatto il pallone agli avversari. E adesso il Sobat con Garnica alimenta il tema offensivo. Non trova sbocchi però la manovra della squadra di casa, che deve rifugiarsi ancora dalle parti del proprio portiere. Garnica con le spalle rivolte al cerchio di centrocampo ha gestito bene il possesso in questo caso. Vediamo adesso il duello tra Ferretti e il numero 3 del Sobat. Lo vince il 22 della Montagnola, che adesso riparte con Ruggeri che era dato in formazione come difensore esterno destro. In realtà lui e Ferretti si sono scambiati subito la posizione, e Ferretti ad agire sotto la nostra postazione. Pomarico non rientra, Alessandro, a dare una mano, e quindi da questa parte il Sobat potrebbe creare la superiorità numerica. Adesso viene pescato in posizione di fuorigioco il numero 10, che è dotato di un buon calcio con il sinistro. Lo avevamo già visto in un'occasione, in un'azione precedente, quando ha attraversato tutto il campo orizzontalmente e poi era andato anche a chiedere l'1-2 al compagno. Mi sembra uno dei giocatori più interessanti da un punto di vista squisitamente tecnico. Adesso per poco non soffiava palla a Ferretti. Sì, sembra anche che abbia buona corsa, forse è uno di quelli più in forma della sua squadra, perché abbiamo visto andare da una parte all'altra del campo, buona tecnica. Poi si sa, con quel numero, insomma, in genere viene sempre dato, assegnato a giocatori di personalità, esatto, e talento. Sobat che ha un organico profondamente rinnovato rispetto alla passata stagione. Vi abbiamo detto in apertura di questa nostra telecronaca che non ci è stata fornita la distinta di gara, cercheremo di rimediarla al termine del primo tempo. Un Sobat che aveva interrotto la propria attività per 8 mesi addirittura, nel momento peggiore della pandemia, poi ha ripreso a giocare nello scorso giugno e è arrivato a disputare addirittura la finale di Europa Elite proprio contro la Montagnola, una finale persa 2-1 al Centro Sportivo Atletico 2000, ma un Sobat che in quell'occasione ha fatto sudare le proverbiali 7 camicie agli avversari. Partita risolta solo a 4 minuti dal termine, quando stava per materializzarsi lo spettro dei calci di rigore. Adesso il portiere del Sobat Ba, che cede il pallone ai compagni del reparto arretrato. Ecco Garnica che mette in movimento i
centrocampisti della squadra in maglia rossa. Intervento di Ferretti che con la punta del piede spedisce in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani, assegnata al Sobate. C'è un cambio proprio tra le file della squadra di San Giovanni, la squadra di casa, quando siamo giunti al 23esimo minuto sul punteggio di 1-0 per la Montagnola, grazie al gol messo a segno da Pomarico. Ma diciamo che è una fase di stanca della partita, Alessandro Fiori. Sì, stanno un po' rifiatando, anche perché la serata è abbastanza umida, quindi sicuramente i giocatori poi su un campo così grande ne stanno risentendo. E bisogna in effetti gestire le energie, anche perché non sono moltissimi gli effettivi a disposizione dei due allenatori, 14 elementi per la Montagnola, altrettanti per il Sobat, dunque sole 3 sostituzioni. Naturalmente poi le sostituzioni in ambito amatoriale possono essere gestite, perché ricordiamo sempre che sono consentiti 3 cambi nel primo tempo. Seguiamo intanto questa azione del Sobat che si interrompe ai 18 metri. Dicevamo 3 cambi consentiti nel primo tempo, illimitati nell'intervallo, 5 nella ripresa, ma chi esce dal rettangolo di gioco può anche subentrare a sua volta ad un altro giocatore, un po' come avviene nel calciotto. Garnica in avanti, vediamo danzare sul pallone il numero 10 del Sobat, poi l'apertura a destra, c'è il ripiegamento difensivo vincente da parte di Rossi e Montagnola che recupera soltanto per un attimo il pallone perché c'è una disattenzione di Ruggeri. Allora prova ancora il Sobat, che ci sembra stia prendendo un po' di coraggio, perché forse vede che qualche spazio la Montagnola lo concede. Alessandro Fiori. Sì, come dicevamo prima, cominciano ad essere un po' stanchi anche loro, ovviamente non stanno anche loro alle prime fasi della preparazione. E piano piano il Sobat si sta avvicinando sempre di più all'area di rigore. Fino adesso la Montagnola aveva controllato bene. Ha alzato il proprio baricentro la squadra di Roberto Centamore, che fa partecipare anche i difensori esterni alla costruzione del gioco, ma rischia poi qualcosa su questi palloni lunghi, soprattutto centrali. Adesso a vuoto il portiere Guidi. Questo portiere è un portiere che ha grandi qualità da un punto di vista fisico, atletico, è un portiere molto agile e scattante, però ogni tanto insomma si concede delle amnesie, delle pause che mettono in apprensione sicuramente i compagni di squadra. Garnica adesso incespica quasi sul pallone, chiama all'azione i compagni del reparto arretrato, apertura a sinistra dove ha spazio il numero 14 del Sobat, torna sul destro, appoggio dietro, non un granché, non c'è intesa tra i due giocatori del Sobat, rimessa laterale, adesso attenzione perché centralmente può involarsi Paolo Antoni, che sbaglia ancora una volta, è il secondo errore grave da parte di Paolo Antoni che ha vanificato un'altra opportunità offensiva per la Montagnola. Questa era una bella occasione perché era completamente solo, una bella palla di Guidi che praticamente andava in porta, anche se c'aveva da fare ancora, doveva percorrere almeno 30 metri, però insomma si sarebbe trovato a tu per tu con il portiere. È un peccato perché poi Lorenzo Paolo Antoni, che è un giovane molto interessante, classe 2004, è sicuramente un ragazzo dotato, però in questo caso senza alcuna offesa da parte nostra ha mancato un controllo che per lui doveva essere abbastanza agevole. Garnica per il Sobat, si fa vedere a sinistra il numero 14 del Sobat, prova a superare Ferretti, in effetti lo supera, poi c'è la chiusura da parte di Bianchi, ma il direttore di gara con qualche secondo di ritardo arresta il gioco perché gli è stata segnalata una posizione irregolare di fuori gioco. Adesso vediamo Paolo Antoni, Lorenzo Paolo Antoni, portarsi in direzione della propria panchina e deve lasciare il campo. Forse ha subito un colpo o ha preso una leggera distorsione. Ha subito una leggera distorsione perché lo abbiamo visto zoppicare leggermente. Non credo che
Cristian Paolo Antoni, tecnico e padre del centrocampista maglia numero 8 della Montagnola, abbia richiamato suo figlio in panchina per l'errore che abbiamo menzionato poc'anzi. No, no, assolutamente, anche perché poi non era un errore gravissimo, era una fase di gioco normale. Nel frattempo vedo che comunque il presidentissimo si è rimesso seduto finalmente. Eh sì, Bastesino un po' all'amazzone, no? Che si alza dalla panchina, sbraita, si sbraccia e poi ogni tanto invece si accomoda. E in questo momento vorremmo capire cosa passa nella testa del presidentissimo, perché sai, quando un dirigente o un allenatore si siede in panchina con le braccia conserte, il messaggio può essere duplice, no? Allora, o pensi che sta andando tutto bene, quindi sei tranquillo e sereno, oppure sei talmente arrabbiato che non sai proprio più a... Essendo una persona non credo che sia tranquillo. È comunque fantastico davvero Emiliano Bastesin, che scherzosamente prendiamo in giro, una persona squisita, e anche Massimo Montiroli annuisce accanto a noi. Massimo Montiroli che è l'uomo deputato a farvi vedere la partita, è lui che si occupa della regia. Le riprese sono naturalmente a cura di Federazione Calcio Video. Nel frattempo è terminato a terra un giocatore del Sobat, un colpo doloroso, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante. Infatti si va rialzando in questo momento il giocatore del Sobat, peraltro si era avvicinato a lui anche l'allenatore della Montagnola Paolo Antoni per sincerarsi appunto delle condizioni del ragazzo infortunato. Retropassaggio adesso, quando abbiamo raggiunto la mezz'ora del primo tempo, dunque 10 minuti più recupero al termine della prima frazione, e il punteggio vede sempre la Montagnola condurre per una rete a zero, un vantaggio esiguo ma prezioso quello conseguito dalla Montagnola grazie alla rete di Pomarico, che in diagonale con il sinistro ha battuto il portiere Ba quando correva l'ottavo minuto di gioco. Adesso il Sobat che attacca sulla corsia di destra, ottimo questo movimento a rientrare del numero 4 della squadra in maglia rossa, la chiusura di Ciolli direttamente in fallo laterale. Ciolli è un altro dei veterani di questo torneo, Alessandro Fiori, che intanto indietreggia sempre di più, non si sa dove voglia andare a finire. Scherziamo naturalmente, perché ma un giorno avremo un tavolino con le sedie, quindi sarò comodo. Dicevamo, Alessandro Fiori, che Ciolli è uno dei veterani, anche lui come il presidentissimo Bastesin, di questo torneo, ha giocato per tante stagioni con la Montagnola, e questa è l'ennesima stagione, possiamo dire, di questo intramontabile difensore. Sì, questo è un torneo ormai che ha compiuto 11 anni, 12 anni, quindi i veterani cominciano a essere veramente tanti, tante squadre ci stanno dall'inizio, tanti giocatori e presidenti anche. Fenicchi è entrato al posto di Leonardo Paolo Antoni, riceve, anzi scambia, per meglio dire, con Bianchi, poi apre sulla sinistra per Rossi, che non arresta il pallone, non lo controlla e poi se la va a prendere anche con un cartellone pubblicitario con l'Inter. Con l'Inter, sì. Sicuramente non sarà tifoso dell'Inter, Rossi. Intanto il gioco è stato spostato da quest'altra parte. Sì, Alessandro Fiori, ecco, ti chiedo nel frattempo, se possibile, di verificare i risultati della Conference League. Sappiamo che è in campo la Roma, mentre la Lazio è stata sconfitta dal Galatasaray in Europa League. Attenzione adesso a questa azione della Montagnola, Guidi, lunetta dell'area di rigore, conclusione alta, ha calciato malissimo Guidi dalla lunetta
dell'area di rigore, ha colpito con l'esterno collo sinistro, mandando il pallone ampiamente al lato dei pali della porta difesa da Ba. Roma in vantaggio per 2-1. Pensate un po' che il CSK di Sofia si era portato avanti al 10° minuto, poi tra il 25° e il 38° la rimonta della squadra allenata da José Mourinho. Il CSK di Sofia probabilmente è la squadra più insidiosa delle avversarie che la Roma non ho mai sentito le altre affronta nel proprio girone. Sì, diciamo che insomma è forse più famoso il Real Miami delle, delle squadre, il Real Miami, ma anche lo stesso Borgo Rosso, l'Alba Roma, perché ci sono veramente delle squadre anche dai nomi impronunciabili. Attenzione al Sobot, sta mancato per un soffio, ha mancato l'impatto con il pallone, lo ha probabilmente soltanto sfiorato il giocatore del Sobat con la maglia numero 4. È stata però questa la prima vera azione importante del Sobat, forse un po' casuale perché Fenicchi aveva perso palla all'interno della propria area di rigore. Dicevi, Alessandro, che il Napoli è sotto per una rete a zero sul campo dell'Leicester. No, nell'Leicester, Alessandro Fiori è solito storpiare in maniera strepitosa i nomi di chiunque gli passi per la testa, però insomma Napoli che è comunque chiamato a rincorrere sul campo dell'Leicester, dunque in Inghilterra. La Lazio, come detto, ha perso per 1-0. E peraltro il Napoli è nell'intervallo adesso della partita. La Lazio invece è stata sconfitta, questo è un risultato finale. Altri risultati nel gruppo A di Europa League: al 45esimo Burnley e Sparta Praga sono sullo 0-0, il Lione è avanti in Scozia 1-0 in casa dei Glasgow Rangers, Monaco e Sturm Graz ferme sullo 0-0, la Real Sociedad sta vincendo per 2-1 in casa del PSV Eindhoven, abbiamo già detto di Leicester Napoli 1-0, gruppo D Eintracht Francoforte Fenerbahce 1-1, Olympiakos Anvers 0-0, poi come detto 1-0 del Galatasaray alla Lazio con la complicità del portiere albanese Strakosha e pareggio per 1-1 tra Lokomotiv Mosca e Marsiglia. Questo sicuramente è un risultato favorevole alla squadra di Maurizio Sarri. I pareggi sono sempre i benvenuti, i pareggi delle squadre avversarie. Poi gruppo F di Europa League, Midtjylland e Ludogorets 1-1, partita terminata anche Stella Rossa Belgrado Braga con la vittoria per 2-1 della formazione serba. Il Bayer Leverkusen ha superato con il punteggio di 2-1 i turchi del Ferencváros e il Betis Siviglia ha battuto con un rocambolesco pirotecnico 4-3 il Celtic di Glasgow. Altri risultati finali nel gruppo H: successo in trasferta del West Ham per 2-0 in Croazia sulla Dinamo Zagabria e altro successo esterno, quello del Genk in casa del Rapid Vienna. Dunque abbiamo fatto una vera e propria carrellata di risultati. Attacca la Montagnola di Rossi, che da circa 7-8 metri non ha trovato il bersaglio. Adesso dunque la Montagnola ha fallito la possibilità di raddoppiare e di mettere al sicuro il risultato quando mancano 4 minuti e 40 secondi allo scadere del primo tempo. Poi bisognerà conoscere naturalmente l'entità del tempo di recupero che verrà concesso dal signor Dattoli. Garnica nel frattempo dà respiro all'azione, la squadra del Sobat sembra pazzettare. Garnica, vediamo Ciolli in chiusura disperata, pallone in area. Grande occasione per il Sobat, prima Bastesin, poi Ciolli hanno impedito al Sobat di pareggiare.
E adesso può uscire la Montagnola, che dunque ha mancato il colpo del 2-0 e poi ha rischiato di subire il pari. Attenzione a Rossi, siamo già da quest'altra parte, pallone che non può essere controllato e il portiere Ba può intervenire. E questo è il calcio, la Montagnola ha sbagliato un paio di occasioni per raddoppiare e magari chiudere anche il primo tempo 2-0 e quindi portarsi veramente in vantaggio per l'esito finale, però il calcio è così, poi basta un'azione clamorosa questa occasione del Sobat. Era stato molto bravo Garnica ad indovinare il corridoio giusto, ma quello che avevamo detto una decina di minuti fa sulle dimensioni del campo, Alessandro Fiori, questo è un campo spettacolare, bellissimo, illuminato molto bene e che consente alle squadre che hanno una certa geometria a livello di costruzione del gioco di mettere in difficoltà gli avversari. Qui è bastato muovere bene il pallone, trovare l'imbucata per l'esterno che si è buttato nello spazio ed ecco lì che c'è stato un pericolo reale per la porta di Bastesin, nonostante peraltro una condizione atletica del Sobat che non è delle migliori per forza di cose, visto che la squadra di Centamore è tornata ad allenarsi da appena una settimana. Sì, sì, no, come dicevi tu, il Sobat comunque sta facendo la sua partita nonostante tutte le sue mancanze. Rossi! E qui poteva raddoppiare, sono due volte che Rossi si presenta tu per tu con il portiere, nella prima occasione ha chiuso troppo l'angolo di tiro, qui ha provato a far filtrare il pallone tra le gambe del portiere che è stato attento e si è salvato distinto. Sono disattenzioni gravi perché, come tu spesso insegni, se vai un conto andare sotto 1-0 al primo tempo, un conto andarci 2-0 e quasi finita la partita... Mi sembra inutile rischiare, no? Così. Ma sì, perché Alessandro, poi sai bene come la penso, no? Esatto, quando nei momenti di difficoltà bisogna badare al sodo e limitare i danni. Poi magari chiudi sotto di 1-0 il primo tempo, nella ripresa cambia, si verifica un episodio particolare, può starci un rigore, un'espulsione, un autogol, una... E quindi insomma l'episodio può cambiarti la partita. È chiaro che se vai sotto di 2 la strada è tutta in salita, a quel punto non puoi concederti più il minimo errore, non hai insomma possibilità di riprendere la gara. Però dicevamo che il Sobat sta giocando, non demorde la squadra che insomma sta occupando anche bene il campo a mio avviso, e è chiaro che poi insomma quando il cervello si annebbia per la fatica si commettono anche degli errori. Su questi campi secondo me conta moltissimo la disposizione, quindi l'organizzazione, il modo di stare in campo delle squadre. Se non si gioca con intelligenza allora si rischia di prendere la proverbiale imbarcata, l'imbucata, anche perché qui visto si lasciano molti spazi. Però ripeto, sta le squadre comunque a giocare corto, è finito il primo tempo intanto. Eh sì, con un minuto solo di recupero l'arbitro Dattoli manda le squadre al riposo sul punteggio di Sobat 0 Montagnola 1 per il gol di Pomarico all'ottavo. Noi ci fermiamo, andremo a recuperare come promesso la lista gara del Sobat. Linea alla regia Massimo Montiroli.
Eccovi nuovamente collegati con il campo Roma nella centralissima zona di San Giovanni. Partito il secondo tempo di Sobat Montagnola, partita valevole per la prima giornata della fase a gruppi di Coppa MIV, gruppo B, quello di Sobat e Montagnola. In questo raggruppamento ieri la squadra della Lokomotiv Casilina ha battuto per 5-1 la Lupa Amatori. Vediamo subito l'azione interessante da parte della Montagnola sull'out di destra, azione che viene interrotta dai giocatori del Sobat. E adesso Zulli, Enrico Maria Zulli, indirizza il pallone sulla destra per Nale, lo scatto di Renzi che probabilmente scattato al di là della linea difensiva della Montagnola. Si alza la bandierina del secondo assistente dell'arbitro Dattoli, dunque calcio di punizione in favore della Montagnola. Ciolli sul punto di battuta. Vi dovevamo la formazione del Sobat, abbiamo recuperato la distinta di gara dei padroni di casa durante l'intervallo. Sobat che schiera Silla, Pasquini, Zulli, Guarino, Alessio Tartaglia, Garni, Cannale, Renzi, Grimaldi, Colella e Ranaldi. Poi troviamo anche in lista gara Valente Picciucchi, l'allenatore, come detto più volte in telecronaca, è Roberto Centamore, assistito anche dal suo vice Roberto De Angelis. Guidi al volo va ad arpionare un pallone difficile e ha cercato in qualche modo di girarlo verso la porta di Silla, non ha trovato il bersaglio, però buona coordinazione da parte di Guidi, che è un giocatore prestante ma non nuovo a questo tipo di soluzioni. Sì, no, ha fatto quello che poteva perché era in un equilibrio molto precario, quindi è riuscito comunque a colpire la palla, a essere abbastanza pericoloso. Adesso muove palla il Sobat da Pasquini a Zulli, che cede al compagno di reparto Guarino. Guarino in diagonale raggiunge Tartaglia, Tartaglia lungo linea, ha provato a raggiungere il numero 14 Colella, palla che però è preda dei difensori della Montagnola. La battuta lunga, colpo di testa ancora dei giocatori del Sobat. Garnica scambia, poi viene anticipato con la punta del piede destro da Lattanzio, che probabilmente però ha colpito anche l'avversario. Infatti l'arbitro Dattoli arriva di gran carriera nel punto in cui è avvenuto il contatto, comanda il calcio di punizione in favore del Sobat tra le proteste comunque civili della Montagnola. Vediamo Capitan Guidi che si è avvicinato al direttore di gara. Siamo in posizione centralissima, Alessandro Fiori va abbastanza distanti dalla porta di Daniele Bastesin, ma insomma saranno 25 metri grosso modo. Si può tentare la battuta a rete da lì, dobbiamo aspettarci una conclusione di potenza più che altro. Assolutamente sì, da questa posizione non puoi tirare soltanto a giro, ma ci devi mettere anche un po' di potenza, un po' ci vorrebbe Roberto Carlos, ecco, per far capire. Hai detto mica uno da niente. C'è battuta, un argentino, vediamo se sarà all'altezza dei suoi illustri connazionali, no? In Argentina ci sono tanti giocatori bravi a battere le punizioni. Insomma, non male questo tiro di Garnica, che però risulta centrale, viene bloccato da Bastesin che adesso si è portato al limite dell'area, il rinvio con il sinistro, pallone che si alza e ricade nella metà campo del Sobat, gestito elegantemente da Guidi, che Rossi provvidenziale che chiude la porta, sbarra la strada all'avversario e salva il risultato. Eh sì, bella uscita, grande lancio di Guidi, che comunque ha messo il suo compagno davanti al portiere.
Alessandro, questa è stata una di quelle azioni, no, che a me piace sottolineare, non perché si debba giocare solo con la palla lunga, ci mancherebbe, però il mondo del calcio adesso è pieno di pseudoscienziati che vogliono impostare dal basso anche quando non ci sono le condizioni, intendiamoci, se si può impostare dal basso ben venga, però in questo caso rinvio del portiere Bastesin, controllo e assist a cercare la profondità di Guidi e la Montagnola era andata in porta con Rossi, quindi tre giocatori, no, con tre passaggi, insomma, si era andati in porta. Secondo me il calcio rimane sempre un gioco molto semplice, quindi non c'è bisogno di tanti scienziati che devono mettere del loro, insomma, e fare cose poi semplicissime. Bisogna cercare di andare più avanti possibile e tirare la palla dentro, quindi non è che ci vuole, insomma, una scienza per questo. E non l'ha invece tirata dentro Pomarico, che poco fa ha calciato molto male, era in una buona posizione. Comunque Montagnola due volte vicina al punto del 2-0, partita che resta in bilico quando abbiamo raggiunto il nono minuto della ripresa. Adesso deve uscire Bastesin fuori della propria area di rigore, rinvia con il sinistro, Guarino prima di Guidi, Tartaglia difende il pallone con una finta, ha mandato a vuoto, ha mandato fuori giri due avversari, poi vediamo che si contendono il pallone i giocatori delle due squadre davanti alla panchina del Sobat, Sobat che va a dare pressione sugli avversari. Abbiamo detto che la condizione non è ottimale, però il Sobat ci prova adesso, sì, a prendere gli avversari più alti. Sì, sono leggermente saliti di almeno 10 metri più avanti, però devono stare attenti alle, come si chiamano, le ripartenze adesso. Sì, i contropiede, però insomma a qualcuno piace chiamarle ripartenze. E nel frattempo Zulli è partito alla Petrolo, possiamo dire, è partito in diagonale. Petrolo, dovete sapere, è un giocatore del Borgo Rosso, uno degli stacanovisti della nostra squadra, addirittura dal 2003 è in organico, diciamo uno dei fedelissimi del Borgo Rosso, giocatore che è migliorato molto a livello di testa, perché una volta partiva dalla propria area di rigore, dal vertice destro, per arrivare al vertice opposto, nella zona opposta di campo, insomma percorreva il campo in diagonale per 60 metri, insomma una roba davvero indescrivibile, indecifrabile, incommentabile, incomprensibile, l'abbiamo detti tutti, penso, nessuno scienziato potrebbe mai entrare nella testa di questo ragazzo. Adesso insomma la partita è in un momento calma, possiamo dare un aggiornamento alle coppe, però io volevo scherzare un pochino, Alessandro, sì, perché ci piace sempre insomma fare qualche battuta. Puoi ricordare tu, Alessandro, qualche termine usato da Petrolo durante le partite, durante gli allenamenti, addirittura ad esempio quando vuole che gli venga dato il pallone sopra l'avversario per favorire un suo scatto in profondità, ti ricordi cosa urla? Soprami o fasciami, addirittura delle robe veramente pazzesche, quindi insomma anche per i compagni in quel momento ti scappa da ridere, se hai la palla buona per fare gol chiaramente lo manchi perché non puoi essere concentrato. Adesso torniamo ad avere un minimo di serietà. Calcio di punizione in favore del Sobat in zona difensiva, mentre Alessandro Fiori è andato a controllare i risultati. La Roma ha incrementato il vantaggio sui bulgari del CSKA di Sofia, 3-1 adesso il punteggio in favore della squadra allenata da José Mourinho, mentre gira su se stesso Pomarico, poi serve a sinistra per Ciolli che non può arrivare su questo pallone, azione che sfuma quando siamo al 12° minuto nel corso della ripresa e il punteggio vede sempre la Montagnola condurre per 1-0 qui al Centro Sportivo Romulia in casa del Sobat. Napoli invece sotto di un gol, 2-1 adesso per il Leicester, ma il Napoli addirittura era andato sotto di 2, poi
riuscito con Osimhen ad accorciare le distanze. Chissà che la squadra di Luciano Spalletti non possa anche raggiungere la parità. Ricordiamo, partita valevole per il primo turno della fase a gironi di Europa League. Qui invece parliamo di Coppa MIV. Adesso reclamano la concessione del calcio d'angolo i giocatori del Sobat, non se ne dà per inteso l'arbitro Dattoli, che è assistito dal collaboratore che opera sotto la nostra postazione, ha invece assegnato la rimessa al Sobat. Guidi adesso, contatto con Zulli che trattiene vistosamente l'avversario, inevitabile il calcio di punizione, inevitabile anche il giallo per il difensore del Sobat. Almeno ci è sembrato che l'arbitro avesse tra le mani il cartellino, ma non lo estrae, però ci sembra che no, sì, allora è stata soltanto un'illusione ci ottica. Ci poteva stare. Sì, effettivamente trattenuta evidente, è chiaro che era in una posizione defilata Guidi, però il fallo è stato un fallo di quelli diciamo che un difensore deve spendere, perché perché Guidi comunque sarebbe andato in porta. È vero che c'erano dei difensori che stavano rientrando, ma insomma bene ha fatto Zulli a spendere questo fallo. Punizione in favore della Montagnola nella zona bassa del campo, all'altezza del lato corto dell'area di rigore del Sobat. C'è Pomarico, maglia numero 21, sul punto di battuta, va con il destro, traiettoria morbida sul secondo palo, si corre! Tra poco saremo più precisi, cerchiamo di identificare del punto. Dovrebbe trattarsi, se non andiamo errati, del numero 3 Rossi. Vi confermiamo. Veramente un grandissimo gol questo, perché ha colpito la palla praticamente quasi in mezza rovesciata e l'ha mandata dal lato opposto del in diagonale, quindi quasi sotto la traversa, sotto l'incrocio dei pali. Possiamo dire che Rossi ha realizzato il gol più difficile, perché ne aveva mancati un paio nel primo tempo da posizioni favorevolissime. In questo caso invece è stato abilissimo a tramutare in gol il calcio di punizione di Pomarico, morbida, ben disegnata anche la parabola di Pomarico. Poi Rossi ha postato all'altezza del vertice destro rispetto al fronte offensivo della Montagnola, vertice destro dell'area di porta, ha concluso al volo di sinistro, pallone che è rimbalzato in terra e ha scavalcato l'incolpevole portiere Silla. 2-0 dunque per la Montagnola, che ha raddoppiato al decimo minuto della ripresa. Vi confermiamo l'autore del gol, Rossi, maglia numero 3. Rossi e Pomarico dunque stanno decidendo la sfida del campo Roma. Adesso il portiere Silla porta avanti il pallone, lo cede a Zulli che apre a destra per Pasquini. L'ex giocatore del Torino avanza, palla al piede, prova a lanciare lungo in direzione di Grimaldi, che naturalmente non può arrivare su questo pallone. Controllato con i piedi da Bastesin, invita alla calma i propri compagni, il portiere della Montagnola, che indossa un vistoso maglione arancione, un po' come gli operai dell'ANAS, Alessandro Fiori, no? Beh sì, oppure questi che sono qui vicino alla metro C che... Sì, siamo vicini ai cantieri della metro C, hai ragione Alessandro Fiori, ecco. Dopo ci fermiamo un po' a guardare anche lo stato del cantiere, come sono 10 anni che come le persone, sai, si dice sempre scherzando che le persone anziane trascorrono tempo, no, a guardare i cantieri, insomma. Beh, diciamo che la situazione Roma... di Zulli, stava andando in porta l'avversario, solo già l'arbitro, si poteva stare la chiara occasione da rete. È vero che Rossi era abbastanza distante,
dalla porta di Sillà, però era in posizione centrale, ha preferito non infierire l'arbitro Dattoli, secondo noi forse ha fatto anche bene, perché sul punteggio di 2-0 e poi insomma è stato un gesto, diciamo così, con un po' di malizia quello di Zulli, che vistosi scavalcare dal pallone probabilmente aveva una sola opzione per non mandare in porta l'avversario. Sì, ha fatto bene l'arbitro, ma perché siamo 2-0, perché magari sullo 0-0 era... Sullo 0-0 avrebbe estratto il rosso. Chiaramente a termini di regolamento vale il rosso così. poteva starci, se parliamo di buon senso, forse... può avere indovinato. Punizione per la Montagnola, Fenicchia dentro, colpo di testa di Pasquini ad allontanare, palla che viene raccolta fuori dall'area di rigore da Ruggeri, cross Rossi, ma può uscire adesso il Sobat con Renzi che difende il pallone, lo serve a Pasquini indietro per Nale per Garnica e comincia a tessere la propria ragnatela di passaggi il Sobat, ancora l'argentino Garnica, fermato Grimaldi da Nemesio che è stato impiegato in corso d'opera da Paolo Antoni, poi non si intende Leonardo, Paolo Antoni con il compagno, il Sobat ha cercato un'azione di contrattacco che si è però immediatamente arenata per questo passaggio troppo profondo di Pasquini, e adesso ha gioco facile la difesa della Montagnola che chiama in causa il portiere Bassesin, quando, gentili telespettatori, abbiamo raggiunto il 14° minuto nel corso della ripresa, il punteggio è di 2-0 per la Montagnola, che dunque si è messa a distanza di sicurezza dal Sobat. Palla dentro adesso, ottima Guidi, fino alla terza segnalazione. È stata una bella azione questa della Montagnola, un passaggio ad innescare Guidi che ha cercato la penetrazione per vie centrali, poi ha aperto troppo il piattone Alessandro Fiori. Sì, esatto, non è proprio da lui sbagliare questi gol, perché l'occasione era veramente abbastanza facile, perché comunque per uno come lui... Ha fatto bene forse la parte più difficile, cioè quella del controllo, perché il pallone gli è rimasto incollato sul sinistro, poi quando è giunto davanti al portiere invece ha angolato troppo il tiro. Però insomma Montagnola che ci sembra stia legittimando in questo secondo tempo il risultato. Adesso Nemesio per il numero 15 Bianchi, che è costretto a rincorrere il pallone, lo scambia con il giocatore esterno destro Ferretti, il cui passaggio di ritorno non era stato un granché, stava per approfittarne un giocatore del Sobat. Cambio nelle file del Sobat, vedremo quale sarà il giocatore richiamato in panchina da Centamore, mentre scocca il 21esimo minuto, anzi 20 minuti e mezzo per l'esattezza sul cronometro. Siamo appena entrati nell'ultimo quarto di gara con la Montagnola avanti di due reti, quelle messe a segno da Pomarico all'ottavo del primo tempo e da Rossi al decimo della ripresa. Rossi e Pomarico che hanno fallito anche altre occasioni per andare a segno, adesso proprio Rossi ha cercato di involarsi sulla corsia di sinistra, si è allungato il pallone però che è uscito oltre la linea di fondo campo. 2-0 comunque per la Montagnola, dicevamo nel gruppo B lo stesso di queste due squadre, ieri la vittoria roboante della Lokomotiv Casilina per 5-1 sulla Lupa Amatori, che era al debutto nel circuito EIFA Calcio Elite. Abbiamo parlato molto ieri di queste due squadre, una Lokomotiv Casilina che ci è sembrata insomma squadra solida, con una intelaiatura di gioco ben precisa, ottimamente guidata da Daniele Andreozzi, peraltro Lokomotiv Casilina che ha anche disputato le fasi nazionali ICS
di Cervia nello scorso mese di giugno. La Lupo Amatori era alla prima apparizione, ha un po' pagato lo scotto, no, del debutto, ha subito un gol a freddo, però insomma non ha mollato, fino all'ultimo ha dato battaglia e insomma ha margini di crescita la squadra guidata da Marco Lai. Ah, indubbiamente, come dicevamo ieri, è una squadra che non ha mollato mai fino all'ultimo, anche sul 5-0 hanno fatto 5-1, poi vanno a fare anche 5-2 volendo. No, mi è piaciuto. Intanto Alessandro Fiori, ti chiedo scusa, è entrato sul terreno di gioco esattamente al 23esimo minuto della ripresa Emanuele Braia, nonno Braia, come è soprannominato all'interno del circuito, nonno Braia, ma anche re di coppe, perché questo qui, pensate un po', è un ragazzo, un giovane di 48 anni che però ha fatto incetta di trofei nel circuito, sia con gli Associates Roma, squadra che ha militato anche con il Borgorosso, ah, sì. Anche con il Borgorosso è riuscito a fare il triplete. Nell'anno del triplete c'era Braia, che c'era. Diciamo era uno di quei giocatori che quando chiamati in causa hanno sempre dato il loro apporto, quindi complimenti alla professionalità, dobbiamo dire, anche se parliamo di tornei amatoriali, di questo giocatore che magari non ruba l'occhio perché non brilla per dinamismo, anche per una questione legata all'anagrafe, però è uno di quelli che non buttano mai il pallone. Sì, no, assolutamente d'accordo. Un giocatore che comunque i suoi 20 minuti, 15 e poi, minuti e poi è fa. Presente dalla prima edizione addirittura, perché iniziò nel 2009 con la Lazio 2009, si chiamava così quella squadra, poi è passato agli Associates, ha giocato con la Montagnola, è venuto al Borgo Rosso per un paio di stagioni e è tornato alla Montagnola, ma ha lasciato un buon ricordo ovunque, dunque complimenti a Emanuele Braia, che ci piace ricordare. Eccolo scambiare adesso con Fenicchia. Ricordiamo che la partita che stiamo trasmettendo chiude il quadro della prima giornata di Coppa MIV. Abbiamo detto del successo di ieri della Locomotive Casilina sulla Lupa Amatori. Nel gruppo A ricordiamo la vittoria esterna del Maccabi, più sofferta del previsto, in casa del Real Miami per 3-2, mentre sono stati abbastanza netti i successi nel gruppo C. Attenzione, palla buona dentro per il Sobat con il numero 14, che è andato a concludere da non più di 7-8 metri. Si trattava esattamente di Ranaldi, che non ha inquadrato il bersaglio. Dunque, anzi, Colella ha provato a trovare l'angolo alla destra di Bastesin, pallone che è uscito, e qui ha avuto la palla per riaprire la partita il Sobat. Eh sì, questa è una palla importante perché si va 2-1, mancano ancora 15 minuti più o meno, e poteva riaprire tutto quanto. Eh sì, effettivamente una palla gol nitida per il Sobat, dunque non deve commettere l'errore di abbassare la concentrazione la Montagnola, perché qui Colella è andato veramente ad un passo dal punto dell'1-2. Adesso attenzione, perché manca l'intervento Guarino e poi sbaglia ancora incredibilmente Paolo Antoni, perché qui poteva andare lui verso la porta, invece ha servito il compagno che era in posizione evidentemente di fuorigioco. Alessandro Fiori, è un peccato, perché la prova di questo ragazzo, che è bravo, sa giocare a calcio, gioca a testa alta, però ha commesso degli errori proprio a livello di scelta in campo. Bene. Che sono abbastanza incomprensibili. È un giovane, i giovani, come spesso diciamo, tanto danno e tanto tolgono. Sì, appunto, è un giovane, quindi deve fare un po' di esperienza in questi casi. Sì, bisogna un attimo. Era la distanza era notevole per andare da solo, quindi dovevi un attimo magari tenere la palla e aspettare che il compagno si levasse dal fuorigioco. Si levasse di torno, volevi dire? Sì, perché stava già in fuorigioco da...
Sì, sì, infatti lì ha sbagliato anche il compagno di Paolo Antoni, che chiaramente avrebbe dovuto arretrare invece che attaccare subito la profondità. Enti più simpatici con alcuni improbabili ospiti, questa sera non ne abbiamo avuti, ma quella rubrica, quei podcast, insomma, si aprono tutti con la sigla certo, di un format radiofonico del circuito che è, come si chiamava, diciamo un po', Alessandro? Uvallone. Come era solito dire questo grande amico del circuito d'élite, Lorenzo Greco, a cui mandiamo un saluto, un abbraccio, come dice lui, com'è in portoghese? Io il portoghese lo conosco, lo mastico poco, Alessandro. Io lo so, però. Comunque, adesso la Montagnola che va al rinvio, palla catturata da Pasquini. Intanto i risultati del gruppo B, del gruppo C, non l'abbiamo detto nemmeno. Il gruppo del Borgorosso che ha vinto per 5-0 con il dopolavoro ferroviario Ciampino. Attenzione, vediamo adesso se Paolo Antoni va a segno. Paolo Antoni, niente, non supera il portiere. È una serata storta per Leonardo Paolo Antoni, nonostante la Montagnola comunque sia in vantaggio. Ecco Pasquini che si allungate molto, anticipa Ciolli. Adesso sì, squadre lunghe una quaresima, si può dire, senza timore di essere smentiti. La sventagliata di Garnica che non arriva a destinazione per l'intervento di Ferretti, che con l'esterno del piede sinistro lancia in direzione di Paolo Antoni, e in vantaggio Guarino che scambia poi con Zulli. Dicevamo, ce la faremo, Alessandro, o lo vedremo nella prossima puntata? Quindi finiremo per il weekend, ce la faremo. Nel gruppo C, dicevamo, del 5-0 del Borgorosso sul dopolavoro ferroviario Ciampino, che però deve recuperare molti giocatori, questo va detto come attenuante, insomma, per la sconfitta del DLF. E netta è stata anche l'affermazione dell'Alba Roma per 4-1 in casa del Ferrovieri. È un girone è un girone, diciamo che è il girone delle ferrovie, perché tra Unione Ferrovieri, dopolavoro ferroviario, poi c'è Tartaglia che guida l'autobus, e quindi insomma siamo al completo. Adesso il fischio dell'arbitro Dattoli, che ha riscontrato una irregolarità del numero 3 della Montagnola, Rossi. Abbiamo nel frattempo raggiunto il 31esimo minuto nel corso della ripresa, 9 più recupero al termine dell'incontro tra Sobat e Montagnola, con la squadra ospite in maglia bianca in vantaggio per 2-0, un gol per tempo ha sbloccato la situazione all'ottavo della prima frazione di gioco. Pomarico con un diagonale di sinistro, mentre il raddoppio lo ha firmato Rossi al decimo della ripresa. Attacca ancora la Montagnola, il passaggio per Paolo Antoni troppo corto, può uscire adesso il Sobat che con le residue energie sta cercando di ridurre lo svantaggio. L'apertura in direzione di Valente, c'è stata la chiusura da parte di Fenicchia, che è un centrocampista, ma in questo caso era andato a coprire la discesa di Ferretti. Poi Renzi non passa contro Braia, che si libera del pallone, lo serve a Ruggeri. Ruggeri arresta la propria corsa, scambia con Leonardo Paolo Antoni, con la punta del piede destro fa proseguire Rossi. Ecco anche arrivare Ruggeri, buonissima l'idea di Ruggeri, che ha cercato il gol della domenica, anche se questo è giovedì, Alessandro Fiori. Sì, forse non lo so se era proprio un tiro oppure io un... penso di sì, perché però ha guardato il portiere, nessuno. E non c'era nessuno al centro dell'area di rigore, quindi è evidente che insomma l'intenzione fosse quella del tiro. Poi è chiaro, bisogna avere anche un po' di fortuna a trovare il gol da quella posizione, però insomma ci ha provato, a mio avviso,
Ruggeri, e per poco non gli è andata bene perché Silla era leggermente avanzato rispetto alla linea di porta e non aveva fatto in tempo a recuperare la posizione. Fatto sta che il pallone è stato respinto dalla traversa. Adesso un passaggio rischioso di Colella che mette in movimento Guidi, poi Guarino, è bravo Zulli a mettere ordine, a servire sulla corsia di destra il neo entrato numero 20 del Sobat, poi sbaglia Pasquini con un passaggio sanguinoso, come si usa dire, un passaggio orizzontale all'interno della propria metà campo, e poi la conclusione con il destro strozzata da Rossi, palla che esce alla sinistra di Silla. Sembra che Sobat ormai non ne ha più, insomma, perché fanno degli sbagli veramente incredibili, soprattutto in mezzo al campo, non si dà mai la palla al centro. Meglio, si dà quando si è proprio sicuri, insomma, di far arrivare il pallone a destinazione. Attenzione adesso a questa discesa sulla sinistra. Il palo clamoroso colpito dal numero 20 del Sobat, anche sfortunata la squadra di Centamore. Ha appena detto che non aveva più, invece aveva ancora qualche cartuccia il Sobat. E qui il cross era stato interessantissimo da sinistra, lo aveva operato Tartaglia, se non andiamo errati, difesa della Montagnola colpevolmente assente, è arrivato il numero 20 del Sobat, Picciucchi, ha colpito, ostacolato probabilmente anche dal portiere Bassesini in disperata uscita, ha centrato il palo e dunque per una questione di centimetri il Sobat non torna in partita. Ha avuto comunque due occasioni importantissime, prima con Colella, poi con Picciucchi, poteva effettivamente realizzare il punto che avrebbe riaperto di fatto i giochi. Mancano 5 minuti più recupero, e quindi insomma quindi però il calcio è così, se non sì, mai abbassare la guardia, mai pensare, ritenere di avere la partita in pugno. Adesso Pasquini anticipa netto Ruggeri che lo stende, calcio di punizione che l'arbitro Dattoli assegna al Sobat all'altezza della tre quarti campo. Come giudichi, Alessandro, la direzione dell'arbitro Dattoli? Ci è sembrato sempre puntuale, forse è mancato il rosso a Zulli, sì, che peraltro aveva già commesso quell'infrazione, quella trattenuta qui sotto la nostra postazione, danni di Guidi, e poi ha preso quella palla di mano per evitare che l'avversario andasse in porta. Sì, aspetta Alessandro, c'è Tartaglia in area di rigore, azione pericolosa, tiro e palla altissima che finisce praticamente quasi all'interno della Basilica di San Giovanni, ma insomma no, però insomma il Sobat ha confermato in questi ultimi minuti di vendere cara la pelle, perché nonostante si trovi in doppio svantaggio ha cercato fino all'ultimo di riaprire la contesa. 2-0 sempre per la Montagnola, mancano 3 minuti più recupero al termine dell'incontro. Sì, no, mi dicevi dell'arbitro, per me sono andati bene, no? Nonostante sì, quella forse poteva essere un rosso, ma probabilmente secondo me se stavano solo 0-0 l'avrebbe dato. Sì, non è stata una partita di difficile lettura, insomma le squadre sono state corrette, non ci sono stati episodi particolari. 2-2. Il Napoli, eccolo il Napoli che ha raggiunto la parità, dunque siamo stati buoni profeti. Il Napoli ha pareggiato 2-2 in casa dell'Eister, partita di Europa League che è terminata. La Roma l'abbiamo vista, eccola qui Alessandro, ha vinto 5-1, dunque ha maramaldeggiato la squadra di José Mourinho, che prosegue a punteggio pieno in tra campionato e Coppa. Roma che aveva vinto anche le due partite con il Trabzonspor del turno preliminare di Conference League.
C'è da dire che l'ostacolo, insomma, CSK di Sofia non era di quelli insormontabili. Ed era la squadra più forte del girone, in teoria. C'è Guidi, anzi è Rossi ad arrivare per primo sul pallone. Rossi punta l'area, destro, alto il tiro di Rossi, si resta sul 2-0. Forse sarebbe stato troppo, no? per il Sobat, che abbiamo detto poteva riaprire la partita. Adesso, insomma, subire il terzo gol proprio sui titoli di coda sarebbe stato troppo duro il punteggio per la squadra di Centamure, che comunque ha destato una discreta impressione. Sì, nonostante loro, insomma, erano comunque alla prima partita, due gol ci stanno, tre cominciano ad essere doppi. Poteva, ecco, il risultato giusto poteva essere un 3-1. Comunque un gol lo meritavano al Sobat. Siamo entrati nell'ultimo giro di lancette, salvo recupero. 2-0 per la Montagnola sulle Sobat, che caparbiamente prova ad affacciarsi nuovamente in avanti. Il rinvio della difesa della Montagnola non aggancia Paolo Antoni. Ecco Zulli che va a portarsi in zona offensiva. Cede a Renzi, alza lo sguardo, poi scambia con Grimaldi e vediamo ancora il Sobat mantenere il pallone in gioco. Alla fine sbroglia per la Montagnola questa situazione intricata Ferretti, che adesso apre bene a sinistra per la corsa di Ruggeri, servito Rossi, Paolo Antoni. Uno contro uno, lo ferma brillantemente Guarino, ritarda l'azione della Montagnola, il numero 5 del Sobat, poi un rimpallo, Garnica prima di Rossi, e adesso con tutta calma esce il numero 20 del Sobat, Picciucchi, che ha colpito un palo a 5 minuti dal termine. Doppio passo e va via velocissimo sulla corsia di sinistra il Sobat, poi non si concretizza questa combinazione. Palla raccolta da Daniele Bastesin, che chiaramente scherza, gioca con il cronometro. Adesso chiaramente la Montagnola può gestire questo doppio vantaggio. Il risultato dovrebbe essere acquisito dalla squadra di Cristian Paolo Antoni ed Emiliano Bastesin, e vediamo Guidi tenere il pallone, è stato toccato duro da Tartaglia, si è alzata immediatamente la bandierina del primo assistente che era in prossimità dell'azione. Calcio di punizione assegnato dall'arbitro Dattoli alla Montagnola, e adesso dovrebbe arrivare l'ammonizione pure. Certo, questa è un'ammonizione un po' ingenua, perché a partita praticamente finita. Non so se volesse effettivamente far fallo il giocatore del Sobat, probabilmente ha cercato di togliere il pallone a Guidi, ma è venuto fuori, insomma, un fallo abbastanza pericoloso, perché Guidi è caduto all'indietro, insomma, poteva anche farsi male. Sì, Guidi chiaramente ha cercato di tenere palla, il difensore magari anche con un po' di stanchezza e frustrazione è andato un po' pesante. Montagnola dunque che chiude in attacco la partita, vediamo gli sviluppi di questo calcio di punizione, il cross in area di rigore, lo stacco di Guidi, palla che si alza, termina oltre la traversa, controlla il cronometro l'arbitro Dattoli, probabilmente farà organizzare un'ultima azione, un ultimo tentativo d'attacco al Sobat, da Pasquini a Picciucchi interviene e spezza questa azione del Sobat Nemesio. 2 minuti di recupero concede l'arbitro Dattoli. Allora evidentemente eravamo avanti noi con il cronometro e effettivamente conferma questa impressione il nostro Massimo Montiroli in regia. Dunque Alessandro Fiori, anche questa sera abbiamo dato i numeri. Sì. Beh, tra un risultato e l'altro capita. Ebbene, abbiamo dati parecchi. Attenzione al Sobat, Grimaldi, vertice sinistro dell'area di rigore. Duello con Ciolli che si rifugia in calcio d'angolo, concede solo il corner alla Montagnola e poi si accascia al suolo Crampi per Ciolli.
Dunque, l'arbitro Dattoli va a sincerarsi delle condizioni di Cioli, che però si è rialzato grazie anche alla collaborazione di Ferretti. Calcio d'angolo per il Sobat, che fino all'ultimo prova ad insidiare la porta di Bastesin. Il rilancio della difesa ospite, poi Guidi da 50 metri addirittura aveva scorto fuori dai pali il portiere Silla, che non si capisce bene cosa stesse facendo, perché poi forse voleva salire. Sì, però era rimasto a metà strada, insomma, perché sul calcio d'angolo o vai in area oppure è inutile che resti lì. Comunque, insomma, non, nulla di particolarmente grave, perché Guidi comunque non ha trovato lo specchio della porta. Vediamo Colella, Picciucchi che controlla male, favorisce la ripartenza della Montagnola. Rossi fuori gioco segnalato dal primo assistente, che è adesso Rossi va a calciare e l'arbitro gli evita un cartellino giallo, che c'era tutto, perché qui è veramente una ingenuità clamorosa quella di Rossi. Finisce qui comunque. Ha vinto la Montagnola per 2-0. Ricordiamo la successione dei gol. Nel primo tempo, all'ottavo, ha sbloccato Pomarico con un diagonale di sinistro sul palo lontano. Il raddoppio al decimo della ripresa, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dallo stesso Pomarico, ha realizzato Rossi con una mezza girata, pallone che ha toccato terra e ha scavalcato l'incolpevole portiere Silla. È stata una discreta partita, giocata, Alessandro Fiori, su ritmi non elevatissimi, però insomma le due squadre sono in rodaggio, come è giusto che sia in questa fase della stagione, siamo soltanto agli inizi. Sì, ci stava, anzi io mi aspettavo un secondo tempo ancora più lento, più con bassi ritmi, ancora più bassi elevati, diciamo. Ecco. Sì, poi la bottiglia di vino te la tolgo. Sì, sì. No, va bene, comunque vittoria meritata, niente da dire, cioè la Montagnola ha fatto la partita e l'ha vinta con merito, però il Sobat non ha demeritato. Assolutamente no, poteva anche agli ultimi 20 minuti riaprirla. Sì, ha colpito un palo con Colella, c'è stata anche la traversa di Ruggeri, altre occasioni fallite dalla Montagnola, insomma comunque la partita è stata godibile. Massimo Montiroli, devi andare a cena tu, vero? Perché ci fai segno, insomma, di chiudere. Allora noi ringraziamo Federazione Calcio Video per le riprese, Massimo Montiroli all'assistenza tecnica, ricordando che nel primo turno della fase a gironi di Coppa MIV la Montagnola ha battuto per 2-0 il Sobat con reti di Pomarico e Rossi. Io vado a salutare Alessandro Fiori, buona serata, buonanotte Alessandro Fiori. Buonanotte a te e a tutti quanti. È tutto dal Campo Roma, l'augurio a voi tutti di una buona notte e appuntamento alla prossima settimana per le dirette streaming del circuito EIFA Calcio Elite.